Sì, diciamo di sì, che sono più un giocatore offensivo, però cerco comunque di dare il massimo anche in fase difensiva, anche se non è il mio punto di forza. Possiamo dire una vittoria beneaugurante in vista dei playoff, vittoria che mancava da diverse settimane. Oggi avete ritrovato questo successo, l'avete festeggiato sotto la curva con i tifosi. Sì, è un successo che ci dà maggiore fiducia per affrontare questi playoff. Aspettiamo il responso del Palermo, però noi cercheremo di giocarcela al massimo, che sia la partita che si farà sabato, il preliminare, diciamo, oppure se dovessimo arrivare ai quarti nel caso in cui dovessero estromettere il Palermo. Vedremo, vedremo. Perché ho detto da mezzala? Perché in due azioni che hai fatto hai tagliato verso il centro del campo, partendo dall'out di sinistra, classico movimento del centrocampista. Poi è stato bravo un paio di volte Sottil a coprirti le spalle e a fare la fase difensiva, ma vi aveva chiesto quello Pillon? Sì, comunque sono situazioni che si sono verificate, diciamo, una situazione nostra di difensiva, ho avuto la possibilità di ripartire, ho tagliato il campo anche per evitare che l'avversario magari o mi facesse fallo oppure mi lasciasse passare, quindi si è Poi assist a verificata. Mancuso? Sì, peccato che non l'ha finalizzato, però l'importante è aver portato il risultato a casa, no? Ne parlavamo anche con il tuo compagno di squadra Matteo Ciofani. Si guarda questi playoff, però c'è un forte rischio slittamento. Mantenere la concentrazione dovrà essere fondamentale se non si giocherà sabato. Sì, assolutamente. Noi dobbiamo mantenere la tensione alta, allenarci al massimo, che sia sabato il playoff oppure i 15 giorni, come si dice, possano slittare. Al massimo gli allenamenti, perché poi ce li ritroveremo sicuramente nelle partite che affronteremo. Cittadella è la bestemmia di Pescara, però insomma il deferimento del procuratore Pecoraro è un deferimento durissimo nei confronti di Palermo. Quasi quasi vi fa piacere aspettare un po', no? Sicuramente, però qualsiasi squadra noi affronteremo cercheremo di dare il massimo e di portare il risultato a casa, perché noi ci crediamo. Si è chiusa la stagione regolare, per Giovanni Pitto c'è stato poco spazio quest'anno con il Pescara. Come giudichi la tua stagione, il tuo campionato? Sicuramente speravo di fare qualche partita in più, però nel calcio davanti ho sicuramente Cristiano, che è un signor giocatore, quindi non posso assolutamente lamentarmi. Cerco di sfruttare al massimo le occasioni che mi vengono date e basta.